a tutto gas, ma nella direzione sbagliata. Con questo slogan, associazioni, comitati e movimenti ambientalisti sono scesi in piazza per dire basta alla corsa al gas e all'energia da fossili e nucleare. Il flash mob, che a Pescara si è svolto sotto i portici di Piazza Salotto, è stato l'occasione per parlare di crisi climatica e dei ritardi che il nostro paese sconta sul fronte del potenziamento dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, che invece rappresenterebbe una soluzione al famigerato caro bollette che in questi giorni è tema più che mai di strettissima attualità. Filomena Ricci, è tutto gas ma nella direzione sbagliata, questo è lo slogan del flash mob che avete scelto appunto di fare questa mattina. Cosa significa questo slogan, perché? Intanto la mobilitazione è nazionale in tantissime città d'Italia, c'è questa stessa iniziativa, perché vogliamo chiedere al governo di non investire più fondi pubblici nelle centrali a gas fossile, ma di invertire la rotta e cominciare a promuovere in maniera efficace le rinnovabili. Si parla di progetti di circa 50 centrali e più di 100 interventi tra stoccaggio del gas e altre infrastrutture legate ancora all'utilizzo delle fonti fossili. Non è più possibile, non abbiamo più tempo. Il cambiamento climatico è in atto, ci sono più di 100 eventi disastrosi ogni anno che comportano vittime e ovviamente anche perdite economiche. Cosa rispondete a chi oggi dice che l'aumento delle bollette del gas e dell'energia è colpa degli ambientalisti che non hanno permesso, diciamo, hanno ostacolato la realizzazione di impianti centrali? Penso per esempio al metanodotto della SNAM in Abruzzo. Sì, anche in Abruzzo viviamo una di queste situazioni con la SNAM che dovrebbe passare proprio nel nostro Appennino vicino a Sulmona. Diciamo che l'approvvigionamento energetico tramite i fossili è anacronistico, appartiene al passato, dobbiamo assolutamente pensare a una transizione ecologica vera che porti ad abbandonare completamente le fonti fossili. L'Italia non è in grado di sostenere l'utilizzo del consumo energetico solo dai fossili, dipendiamo più del 90% da gas che arriva da altre nazioni, non riusciamo ad avere un'autonomia energetica, bisogna assolutamente cambiare rotta. Silvia Tauro, quali sono le richieste di Legambiente al governo, alle istituzioni? Ma le nostre richieste sono intanto ovviamente di invertire il piano di investimenti che è stato programmato, spostando tutte le risorse sulle rinnovabili e in questo senso quindi agevolare sia dal punto di vista legislativo, dando certezze nei tempi e nella partecipazione dei territori e dei cittadini, e soprattutto trovare un coordinamento tra Stato, Regioni ed enti comunali per rendere fattibili i progetti di rinnovabili, quindi, e non più aleatori e difficoltosi come succede in questo momento. D'altro canto le strutture territoriali, soprattutto i comuni, devono accompagnare questo processo di rinnovamento investendo quindi sul trasporto pubblico, sulla riqualificazione edilizia, investendo anche sulle comunità energetiche, formando quindi una nuova cultura dei territori e dei cittadini verso una reale transizione ecologica. Adesso si sente parlare di nucleare pulito, il punto di vista degli ambientalisti qual è in questo senso? Il punto di vista degli ambientalisti non è assolutamente ideologico, intanto è un punto di vista molto pratico. Iniziando oggi a costruire una centrale nucleare non avremo i primi impianti da qui a 10 anni. 10 anni è un limite che ci siamo dati per vincere la crisi climatica, non per iniziare ad affrontarla. E d'altro canto le progettualità, sia quelle di terza generazione avanzata che il nucleare cosiddetto di quarta generazione, in realtà oggi non sono ancora implementate e implementabili e soprattutto non danno nessun punto di vista completamente sicuro su quella che viene definita la sicurezza intrinseca, soprattutto per un territorio, ricordiamolo, fortemente sismico come è tutto il nostro territorio nazionale.